Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a chiarire tre punti fondamentali, perché vedo tra di voi, specialmente sui social, sul mio profilo, che molte cose non vi siano chiare sulla mia Golf, sul progetto Clio, perché questa macchina, ma dove è finita la Golf, ti ho visto a quel raduno. Calma. Prima di tutto questo voglio raccontare anche che il 73,6% di voi che guarda questi video non è iscritto al canale, quindi cosa aspettate? Fatelo, guarda, in questo momento. So, ci vogliono veramente 2 secondi, lasciate un like al video, commentatelo e se volete aiutarmi ancora di più con questi video, con i contenuti da portare, potete abbonarvi al mio canale per accedere ai vantaggi. Anche con un caffè al mese fate sì che questo canale cresca, che porti contenuti sempre più inediti e mi aiuti ad andare avanti con la stagione. Allora, punto 1. La mia Golf dov'è? In molti di voi, specialmente su Instagram, hanno fatto confusione ancora vedendo la Golf del mio cliente Cristian Corvetti su Instagram, del Red TCR. Mi chiedono: ma dove sei? Dov'è? Non ti vedo, dov'è la tua Golf? Non è la mia Golf. La mia Golf, come saprete, come ho dichiarato e lo ripeto qui, è in corso un progetto folle e in questo momento è solo un pezzo di latta saldato con un roll bar dentro, quindi stiamo lavorando su tutti i punti: aerodinamica, carrozzeria, motore. Quindi la Golf mia prima del fine 2022 non la vedrete in azione. Ci farò un video dedicato poi dove spiegherò il tutto a tempo debito. Quindi se vedete una Golf simile alla mia, non è la mia, ma è del mio amico Cristian, che quest'anno sta partecipando al Time Attack 2022. L'avete visto in azione a Misano, però ripeto, non sono io e non è la mia macchina. Quindi mettetevi il cuore in pace e se la vedete girare quindi nelle piste di tutta Italia o se la vedete in giro ai vari raduni, non sono io, mi spiace. Punto 2. Perché la Clio? Conoscevo da tempo i ragazzi del 4x4 Explorer che abitano qui a qualche chilometro da me, hanno la sede a Gradara precisamente. Giacomo Trebbi era il proprietario di questa macchina con cui ha corso fino al 2021, fino a qualche mese fa. Ora è passato alla Clio 5 con cui ci sta facendo l'europeo, questo weekend è ad Imola. Io ho visto questa opportunità, quest'auto libera che loro dovevano comunque noleggiare, la mia Golf non sarebbe stata pronta e quindi ho colto la palla al balzo. Uno, perché è un'auto molto divertente. Due, perché è un rapporto qualità-prezzo molto vario, quindi con un budget giusto, nelle gare si spende sempre un fottio di soldi, ma comunque il rapporto al prezzo ci si diverte molto con questa macchina. E tre, il Time Attack è una corsa bellissima, il progetto Golf è fuori di testa, mi piace l'idea di avere un'auto fatta dal nulla, che non ha nessuno, un progetto a cui fuori di testa, diciamo. Però il buttarmi lì nella mischia, il dover attaccare, saper difendere, quindi usare molto anche la testa in questo senso, ritrovarmi poi in una condizione di gara, di bagarre come col kart, ecco, mi piaceva tanto e sapevo che dopo un periodo di convalescenza avrei ripreso questa strada. Infine, detto che la Golf prima di fine anno non sarà pronta, che la Clio la sto usando nell'RS Cup 2022 del gruppo Peroni. Come ultima cosa vi ricordo il punto 3 è assolutamente di rimanere aggiornati, perché sta per uscire la serie Racing Hearts 2022, dove vi porterò con me in pista in tutti i miei eventi, di raccontarveli anche dietro le quinte. Saranno dei video pazzeschi, soprattutto della Clio Cup che ho fatto da poco il primo weekend a Vallelunga. Se molti di voi mi avranno seguito sui social, Luca91Race, vi ricordo di seguirmi su Instagram, TikTok, Facebook, eccetera, eccetera. Quindi ricordo ancora una volta di lasciare un like, iscrivervi al canale, qui sotto ci mettete veramente 3 secondi. E chi volesse anche aiutarmi con un caffè al mese, perché no, abbonatevi al canale per portarvi contenuti sempre più folli e interattivi. Gas, e noi ci vediamo ai prossimi video. Ciao a tutti!